iframe è il iframe.tv, anzi, perché il iframe è il marketing del sito, iframe.tv è il secondo portale di Atlantic Entertainment, una società che già l'anno scorso qui a Venezia aveva lanciato forse uno dei primi portali italiani per lo streaming e download, iframe.tv, che in un anno ha raccolto già quasi 6.500 iscritti e offre più di 100 film in visione, streaming e download. È un progetto diverso da quello di QuickFrame, perché QuickFrame era destinato fondamentalmente ad un pubblico comunitario promuovendo il film a tematica LGBT. IndieFrame invece cerca di promuovere il cinema indipendente d'autore in una sorta di incontro tra nomi già conosciuti della cinematografia contemporanea e talenti emergenti. Andiamo online oggi con 20 titoli, 10 di questi sono completamente inediti nel nostro paese, altri 10 invece fanno parte di una volontà di IndieFrame di recuperare anche titoli del passato che hanno già avuto una forma di distribuzione precedente. Tra le proposte più interessanti sicuramente parte della filmografia di Takashi Miike e di Luis Buñuel, per stare appunto nel passato, tra virgolette. Tra le proposte invece più interessanti di film inediti sicuramente Tirador di Fernando Mendoza, insieme a Lorenzo Natai, uno dei registi su cui noi puntiamo insomma, quando siamo nati, della guerra di Bertrand Bonello, All the Time Love, vincolato con la Palio Oscar nel 2010, di Auto Branch in Rotterdam, che acabo di trasmettere. Film italiani? Film italiani per adesso non ci sono ufficialmente, siamo in trattativa con alcune produzioni di opere prime, insomma di registi emergenti, e speriamo presto di poter annunciare qualcuno. Allora, tecnicamente, quanto costa scaricare o vedere in streaming un film? I costi sono contenuti, sono dei costi che cercano anche di completare il discorso di promozione che facciamo intorno ai film. Uno streaming va da 0,99 euro a 3,99 euro in media, un download va da 3,99 euro a 6,99, sono dei prezzi appunto dicevo contenuti anche considerando i prezzi che si possono trovare sui portali invece gestiti da multinazionali, quindi direi totalmente accessibili per chiunque. Ci sono poi delle prepagate che sono degli abbonamenti che di solito gli utenti fanno, sono quattro prepagate diverse, il valore va da parte da 15 euro arrivati a 250 euro con dei bonus a seconda della prepagata che si decide. Ecco, quanti film avete tra virgolette venduto e mostrato a pagamento in questa prima esperienza? QuickFrame ormai ha sul portale più di 100 titoli e quindi insomma sono tutti disponibili. Quanti ne avete venduti? A livello di transazioni PayPal siamo intorno alle 8.000 tra streaming e download. Questo è un dato abbastanza interessante, il download più dello streaming, perché chiaramente gli utenti preferiscono avere un film, tenerlo, quindi scaricarlo piuttosto che guardarlo magari una volta sola. Su IndieFrame i dati non ci sono ancora perché siamo nati oggi, abbiamo i primi 20 titoli